Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora su Final Fantasy VII Ever Crisis e oggi siamo qui per commentare e anche per fondamentalmente farvi vedere le due run possibili da fare all'interno di questo ranking dungeon, che devo ammettere essere più semplice, almeno per il mio account, dato che fortunatamente ho la possibilità di sfruttare i personaggi con danni ghiaccio come Sephiroth e Lucia, che mi consentono comunque di giocarmela molto bene. È vero che comunque posso ancora migliorare lo score, posso sicuramente alzare un pochettino, perché posso tranquillamente alzare un pochettino. Sono comunque tra i primi 100, sono in questo momento al rank 20, che sicuramente si abbasserà in questi giorni, però devo dire che come primo giorno, che come prime run, stare già al 20° posto non è affatto male. Cosa facciamo? Ovviamente vi faccio vedere il team che ho utilizzato, vi spiego il team che ho utilizzato per questo ranking dungeon, vi spiego anche il perché ho fatto determinate scelte rispetto ad altre e poi ovviamente vi allegherò le run commentate, sia sia la run classica, quindi senza il super boss, e poi la run commentata invece con il super boss, giusto per farvi vedere anche le differenze e poi ovviamente cercare di capire un po' come far funzionare il tutto. Allora, per quanto riguarda ovviamente gli stage normal e hard, non mi sto neanche tanto a soffermare perché sono comunque degli stage abbastanza facili, quindi non mi sembra tanto il caso di soffermarsi, mentre invece il very hard in questo caso è quello che effettivamente ci porterà più tempo per essere analizzato e commentato, perché ovviamente abbiamo diversi boss che vanno in crisis level a crescere con il livello 1 fino al livello 5, dove il rank del livello 5 sarà 163.400 e poi c'è lo score bonus condition, dove appunto bisogna sconfiggere il boss EX per ottenere punteggio in più. Le nostre abilità iniziali sono una potenza ghiaccio del 20%, potenza terra del 20%, buff di attacco fisico aumentato di 20 secondi e buff di attacco magico come durata aumentata di 20 secondi. I nostri nemici sono praticamente questi, i nostri boss, di cui abbiamo i Vajradhara, Tai e Wu, che sono comunque due boss normali. Avevo la paura che questi potessero essere boss normali, cioè nel senso il boss finale del dungeon, fortunatamente non lo è, cioè non lo sono. Il Maul Crawler, abbastanza infame, la Scorpion Sentinel, che già abbiamo imparato a conoscere, e il Baluar King, che me lo ricordavo piuttosto, probabilmente all'inizio del gioco, essendo anche più scarso come account, giustamente questo era un avversario che poteva effettivamente farti del male. Mentre invece il boss finale del dungeon è il Red Dragon, mentre invece il boss EX è il nostro amichetto Ifrit. Quindi della run, diciamo, iniziale, nella run, diciamo, un po' per tutti, chiamiamola così, per principianti, dove non affrontiamo il boss EX, il nostro boss finale sarà il Red Dragon. Ovviamente vi farò vedere anche il percorso e ovviamente vi farò vedere anche le scelte dei miei buff e anche vi darò una spiegazione del perché ho scelto determinati buff e anche qualche alternativa che magari potrebbe effettivamente aiutarvi o comunque permettervi almeno di completare il dungeon. Ovviamente le prime ricompense per ottenere l'S+ bisogna fare almeno 1.100.000 punti per riuscire ad ottenere il rank S+. E poi ovviamente questa è la mappa che tra l'altro io ho comunque già realizzato e unito, perché c'è, come potete vedere, ci sono due mappe dove una c'è il boss, l'altra è il super boss. Io l'ho già fatta, l'ho già unita e la troverete praticamente scaricabile nella descrizione del video. Quindi troverete lì la mappa, anche per comodità, per poterla leggere magari mentre state effettuando la vostra run, potete guardare un pochettino come organizzarvi al meglio, anche se ovviamente io vi farò vedere poi diciamo il mio percorso. Il team che sono andato ad utilizzare è questo. È un team che in realtà ho cambiato, perché inizialmente al posto di Eris avevo messo Barret.
Avevo messo Barret per buffare Sephiroth con l'attacco magico e permettere poi a tutti invece di fare danni o comunque sia di stare al passo con il personaggio di Sephiroth. Solo che poi, dopo un'attenta analisi, in questo caso sarebbe stato forse più comodo Matt. Perché Matt comunque dà la difesa magica, cioè mi permette comunque di difendermi dalla difesa magica, soprattutto contro il Crawler, che effettivamente mi shotta necessariamente uno dei miei alleati, dato che non ho difesa magica a sufficienza. Però c'è da dire che si può tranquillamente ovviare. Ho preferito Eris in questo caso, non solo perché ho trovato ieri sera un'altra Fairy Tail che mi ha consentito di portarla al sesto overboost. Quindi capite bene che Eris, comunque con 6 overboost di Fairy Tail, da un lato non posso lasciarla in panchina. Mi sembra quasi veramente uno spreco lasciarla in panchina e quindi ho dovuto utilizzarla. Sun Umbrella come seconda arma, che ovviamente mi serve per debuffare difesa fisica e difesa magica, utile soprattutto contro il Baluar King, che aumenta tanto la sua difesa fisica. Non che per Sephiroth sia un problema, però per Lucia, che sfrutta comunque gli attacchi fisici, effettivamente potrebbe essere un problema. Con Sephiroth, ovviamente, DPS principale, abbiamo la Summon di Shiva, Wing Edge, Overboost 10 e Arma di Kuja come arma secondaria per debuffare attacco fisico e attacco magico, che comunque non serve praticamente a nulla. Se posso dirlo in tutta franchezza, non serve praticamente a nulla perché la maggior parte comunque degli avversari sono immuni all'abbassamento di attacco fisico o magico. Gli unici a cui si può abbassare l'attacco magico sono il Baluar King e lo Scorpion Sentinel, che sono comunque due boss abbastanza semplici da buttare giù. Quindi potreste tranquillamente cambiare la spada di Kuja per una Unibi, se magari vi va di potenziarvi, o comunque un'arma in generale che possa effettivamente darvi una mano da qualsiasi punto di vista. Ovviamente skin Arcanum Ghiaccio per Sephiroth, Summon di Shiva, giustamente, e poi Matirie, che in questo caso sono delle Ruin e un Quachera, che mi servono per le stats principalmente e poi per avere un'alternativa magica qualora mi dovesse servire, ma vi posso garantire che Sephiroth con appunto i danni di ghiaccio che riesce a fare non ha bisogno di niente. Sub-weapon ovviamente ve le faccio vedere anche, in questo caso sono praticamente sub-weapon che mi aumentano HP e difesa magica, HP e difesa fisica e poi attacco magico fisico e boost ghiaccio per permettermi di avere l'attacco magico al 7, il boost ghiaccio al 6 e poi ovviamente gli HP che sono la parte più interessante, la parte che mi interessava di più. Potrei aumentare ancora la difesa magica, però ho distribuito comunque difesa magica un po' per tutti, tentando in un modo o nell'altro di difendermi dal Crawler, ma non ci si riesce, quindi tanto vale distribuire gli HP un po' a tutti e cercare di sopravvivere con gli altri boss. Eris invece molto forte dal punto di vista magico, molto forte dal punto di vista di healing. Ho messo una cura singola come materia giusto per precauzione, ma potrei tranquillamente toglierla e magari tentare di mettere una protezione magica o comunque avere la possibilità magari di cambiare, vedremo. Cercherò effettivamente di sperimentare perché la cura singola non mi serve. Curo talmente tanto con la Fairy Tail che posso tranquillamente gestire la situazione senza bisogno delle cure singole. Sun Umbrella, che sarebbe comodissima ad Overboost 6, che ci sono quasi, però ancora un pochettino devo pazientare, e poi Blizzard Blow e Quachera, che mi servono solo ed esclusivamente per statistiche e anche per affinità di elemento del dungeon, quindi magari fare qualche dannino in più, ma lei comunque sia il suo unico compito è la cura. Infatti molto forte dal punto di vista di difesa magico, quindi ho tutto difesa magica heal e difesa magica HP, che
mi portano gli HPS 1700, che sono un po' bassini, ma con la difesa magica di 171 non mi devo preoccupare di niente. Soprattutto con le cure che riesco ad effettuare con Eris non ci sono problemi. E infine Lucia invece, mio braccio destro in questo caso, con Bold Eagle, che abbassa la resistenza ghiaccio di 3 livelli grazie all'Overboost 6, 7600 HP che sono molto molto buoni grazie anche alla skin della collab di Final Fantasy 9, Summon di Ramu giusto per avere un qualcosa in più, tutte materie blow che mi permettono di incrementare le statistiche, tranne la materia col sigillo circolare perché mi serve, e poi Quakera e Blizzard a blow proprio per sfruttare al massimo anche la Bold Eagle, che mi aumenta i danni ghiaccio, e poi i danni terra qualora mi servissero danni terra. Arma secondaria la Mad Minute, che mi serve per abbassare l'attacco magico del King Baluar, ma fondamentalmente qui potreste mettere qualsiasi altra cosa. Ripeto, l'abbassare l'attacco magico o comunque l'attacco fisico all'interno di questo dungeon è quasi inutile, perché o one shottate i boss se avete un setup buono, oppure i boss sono immuni all'abbassamento delle statistiche, quindi o aumentate voi le vostre statistiche oppure andate di danni e cercate di fare più danni possibile. Sub weapon anche per lei varie, dove ho messo i guanti di Bahamut per aumentare HP e difesa magica, il Gatling di Barrett per aumentare attacco magico fisico e difesa fisica, anche se in realtà non mi serve tantissimo, e poi la Killer Hornet di Matt per incrementare attacco fisico e potenza di abilità fisiche. Infatti come attacco ho praticamente 3098 punti, che sono veramente buoni, soprattutto per Lucia, e anche 7685 HP, che sono veramente veramente ottimi. Detto ciò, questo è il party che ho utilizzato. Vi farò vedere ovviamente la run con, cioè questa introduzione probabilmente la farò con entrambi i video, quindi skippatela nel caso stiate rivedendo il video, ma vi farò vedere adesso sia la run senza super boss e poi la run con il super boss. Spero che il video possa esservi utile e noi come sempre ci becchiamo alla prossima. Bye bye. Eccoci qua invece con la run commentata della run del super boss, che è fondamentalmente la stessa identica run che ho fatto prima per il boss normale, solo che questa volta anziché andare dal Red Dragon vado da Ifrit, vado a sconfiggere Ifrit, quindi qui stessa identica strategia. Vado a ridurre tutta la difesa magica, vado a ridurre la resistenza a ghiaccio e poi con Sephiroth vado giù come un treno a eliminare il mio avversario. Eliminiamo l'avversario e andiamo avanti, andiamo leggermente avanti perché tanto è la stessa identica cosa, quindi possiamo un pochettino skippare queste parti un po' morte. Qui prendo ancora una volta la potenza ghiaccio per permettermi di velocizzare gli scontri. Non sottovalutate la possibilità di velocizzare gli scontri. È vero che qui si può prendere un 20% di score bonus, ma il fatto di poter eliminare subito i nostri avversari è comunque un qualcosa da non sottovalutare, perché eliminare gli avversari sotto il minuto e 30, vi ricordo, vi consente di ottenere il punteggio massimo che si può ottenere sconfiggendo i nemici e quindi vi permette comunque di avere un buono score. Ci proverò comunque a prendere solo i power up, perché comunque Sephiroth è comunque fortissimo il mio, e poi alla fine magari utilizzo il boost magico giusto per ridargli un pochettino di forma, ma fondamentalmente eliminare i nemici velocemente è una cosa che vi torna sicuramente utile. Quindi qui abbiamo lo stesso identico combattimento, quindi possiamo andare leggermente avanti anche in questo caso, anche per snellire un po' il video, visto che già ve l'ho fatto vedere nella run precedente, quindi mi sembra anche un po' una ridondanza in questo caso. Qui gli stessi identici bonus ovviamente, quindi andiamo a prendere l'altro score, andiamo ad aprire ovviamente il forziere e poi andiamo a prendere anche l'altro forziere,
contenente gli altri oggetti. Vi ricordo di recuperare tutti gli oggetti, perché gli oggetti che tenete nell'inventario vi danno punteggio, quindi prendeteli sempre. Qui incontro casuale o comunque incontro scriptato contro i cani maledetti che mettono poison, quindi io qua in questo caso con Eris non attacco, preferisco aspettare e curare subito per evitare di perdere troppi HP massimi. Infatti, come potete notare, sto cercando di trattenere il più possibile e fondamentalmente ci sono riuscito. Quindi eliminati anche i nemici casuali, andiamo avanti dal Baluar King. Anche in questo caso il Baluar King, come prima, lo potete buttare giù piano piano, è un po' più resistente, ma comunque sia, se avete un team buono, cala, che è un piacere. Non ha tanti HP, vi ricordo, non hanno tanti HP fortunatamente i boss. Qui andiamo ad abbassare ancora l'attacco magico, qui abbassiamo la difesa magica fisica, qui al solito sempre che tentiamo di buffare, di debuffare in questo caso, ci prendiamo un'altra bella secchiata d'acqua in faccia, Eris ci cura. E qui, anche in questo caso, praticamente stessa identica cosa, vengono chiamati minion. Io faccio solo la summon di Ramu, perché ovviamente vi ricordo che non ha senso fare le due summon, perché l'altra summon la utilizzeremo per eliminare i minion del nostro prossimo boss. Quindi eliminiamo anche il Baluar e ci andiamo a prendere l'ennesimo score bonus, l'ennesimo score boost. Anche in questo caso mi cambia il colore del boss, del crawler maledetto, che si potenzia, quindi giustamente diventa un po' più forte dal punto di vista di difesa, HP, attacco, eccetera eccetera. Subito la summon di Shiva, che mi permette di eliminare i minion, e poi praticamente l'incontro è identico a quello di prima, solo che qui la mia sfortuna vuole praticamente che Sephiroth è stato targettato dall'attacco speciale. Quindi guardate che cosa succede: succede che Sephiroth crepa, perché giustamente Sephiroth in questo caso crepa, e ho dovuto praticamente fare tutta la parte finale del combattimento tramite magie singole, attacchi singoli che mi hanno in qualche modo rallentato tutta la situazione. Quindi vedete, sto switchando praticamente tra Eris e Lucia proprio per fare solo gli attacchi tetra, che sono quelli che giustamente fanno più danni essendoci la debolezza nei confronti del nostro avversario. È vero che ho la potenza ghiaccio, ma non ho tutta questa potenza per fare danni ghiaccio superiori, quindi molto meglio in questo caso utilizzare l'attacco terra, che almeno sfrutto di più la debolezza. Qui viene targettata Lucia, qui io già ero quasi pronto a resettare la run, perché ho detto: ora appena mi ammazza anche Lucia, Eris per ammazzarlo ci sta altri 15 anni. Però fortunatamente, come potete vedere, sono riuscito a eliminarlo prima che potesse farmi l'attacco, anche perché giustamente eliminandomi Lucia e togliendomi tanti HP massimi sarei stato costretto ad utilizzare un elisir. Ho utilizzato un cottage, ve lo dico già adesso, ma semplicemente per una questione di paura, tra virgolette, perché essendo la prima volta che affrontavo Ifrit, ho detto: va bene, utilizziamo il cottage e vediamo un po' quello che succede. Ma da come va il combattimento, che comunque vedrete adesso anche voi praticamente a schermo, si poteva risparmiare. Potevo tranquillamente risparmiarmi il cottage, quindi posso sicuramente migliorare il mio score. Qui stessa identica cosa, andiamo a prendere l'altro forziere con gli altri oggetti e anche gli altri nemici. Qui stavo un attimo valutando che cosa fare, e per paura di farmi attaccare Sephiroth e farmelo eliminare, anche perché non avevo più la summon caricata, ho detto: va bene, lo curo, gli do la possibilità di curarsi. E così ho fatto. Quindi altri nemici che qui arrivano, ovviamente noi li abbiamo eliminati, io qua mi sono curato, ho caricato la summon e qui andiamo a prendere gli altri oggetti.
Raggiungiamo finalmente Ifrit. Raggiungiamo Ifrit, aura rossa, quindi vuol dire boss leggermente potenziato. Qui stavo valutando che cosa fare. Ero abbastanza spaventato in realtà, perché ho detto può essere che qui Ifrit mi possa fare qualche cosa strana al di fuori della sua, diciamo, della sua, del suo kit normale. Quindi ho utilizzato Cottage e potenziamento boost magico. Vi dico già che si può evitare. Si possono evitare perché Ifrit qui farà un solo attacco, quindi non avrà modo di poter attaccare in altre occasioni, quindi è praticamente una sorta di caccia alle streghe fondamentalmente. Qui abbiamo i Pyros che assolutamente devono essere buttati giù, non c'è dubbio ovviamente su questa cosa. È vero che Ifrit sta accumulando la sua barra per poterla in un modo o nell'altro per farci più danno. E infatti, come potete notare, Sephiroth ha comunque subito un bel po' di danni. Però Lucia qui fortunatamente mi aiuta, perché avendo comunque un buon attacco e avendo dei buoni danni ghiaccio, siamo abbastanza a cavallo. Qui rifacciamo la debolezza ghiaccio. Sephiroth, che come potete notare riesce a fare veramente tanti danni. Ecco, qui abbiamo soltanto il charge, che è l'unico attacco che fondamentalmente Ifrit riuscirà a fare, che mi fa un po' di danno, 3200, che comunque non sono male come danno, però posso tranquillamente tankarlo. Quindi se riesco a portare tutti comunque con una buona cifra, diciamo con una buona quantità di HP, posso tranquillamente gestire la cosa. Qui ridiamo il debuff di ghiaccio. Qui con Eris andiamo ancora a debuffare Sephiroth, che giustamente qui va a fare lo sfracello di danni. Utilizziamo anche la summon, che come potete notare mi aiuta veramente tanto. Qui ovviamente Ifrit, se carica l'incinerate, ci disintegra, perché non sto breccando neanche i sigilli, ma come potete notare è già morto. Quindi io sto semplicemente facendo gli ultimi attacchi, e come potete notare anche Ifrit fondamentalmente non è così forte, cioè nel senso non ha tutti questi HP. E quindi sono riuscito a buttarlo giù prima che potesse fare ovviamente il suo attacco. E anche questa è una run abbastanza tranquilla. Vi faccio vedere appunto che ho battuto Ifrit in 1 minuto e 26, quindi sotto il minuto e 30, che era esattamente il mio scopo principale. Livello 85, e qui ovviamente adesso appare lo score finale. Score finale che comunque sia non è più esagerato, o comunque non è così tanto esagerato rispetto a quello che mi aspettavo. Mi aspettavo uno score un po' più alto, ma probabilmente il mio malus in questo caso è stato utilizzare il cottage, anche se potete notare che come oggetti inutilizzati ho fatto 168.000 punti, quindi il cottage sì, mi ha tolto parecchio, però non lo so, è come se pensavo in un modo o nell'altro di poter perdere di più, perché comunque il cottage a quanto pare leva circa 25.000 punti, una roba del genere, quindi non utilizzare il cottage mi avrebbe portato a 1.677.000, tipo una roba del genere, quindi diciamo neanche tutta sta gran differenza. Probabilmente la gran differenza la fa quell'altro, diciamo quell'ulteriore 20% di score bonus che posso ottenere all'inizio della run. Quindi all'inizio della run posso tranquillamente gestire la situazione, anche perché il boss dà 60.000 punti. Il boss di Ifrit, come potete vedere, l'extra bonus sono 60.000 punti. Quindi c'è qualche cosa che effettivamente dovrei effettivamente migliorare. Però va bene, sono abbastanza soddisfatto per essere le mie prime run, comunque sia. Sono andate molto bene, sono ventesimo al momento in classifica nel mio girone, vedremo come si svilupperà la situazione. Detto ciò,
Io vi ringrazio ancora una volta per essere stati con me. Spero che anche questo video possa esservi stato utile e noi, come sempre, ci becchiamo alla prossima. Bye bye!